Chi è quello? Il coyote con le scarpe strette. Quando se ne canta c'è anche il coyote. Che è successo? No, soffriva troppo il coyote. E questo è spietato. C'è cosa ha visto tu? No. Siamo in un quartiere di Milano. Questa è la gloria, questa canzone è la gloria della Padania, del nord. Questo è un grandolotto che ho usato io. È un grandolotto pugliese. No. Parla come quando ti ricordi quando eri straniero e io ti ho accolto che sei venuto su con la pietra, che ti ho trattato come un essere umano, te lo ricordi? Allora, vabbè, anche se male. Fai male il milanese, la gente gli piace quello che cerca di inserirsi. Ho visto sono visto Cusetti? Ciao, fa la giugliese, no? Ora un re che piangeva tante lacrime, ma tante qui mangiava il cavallo. Ah beh, sì beh, povero re che mangiava il cavallo. Sì, così è. Fatto una pausa, ma non sapevo anch'io questo. L'imperatore li ha portato via, ci arrivò una pazzia come un bel castello. Quando 32 che lui c'era, oh beh sì beh. Poi gliene avanzano 31 di castelli, 32 meno 1, 31. È arrivata la Lagarde. Cristina. Ho visto un pezzo. Chi? Un pezzo. Un pezzo che faceva un gran baccano. E così piangeva il pezzo? Sì. Mordeva anche la mano. La mano di chi? Sì, è povero un pezzo. È povero anche il sacrista. È povero anche il cavallo. Non c'è cavallo! Non c'è cavallo. Non c'è! Ma io sono confuso, che. No, ti raccomando la. L'imperatore gli ha portato via una pazzia di 32 che lui c'era. Hai capito? Arrel Vescovo, Castel 32, Abbazia 32, ma tanto a quelli che gliene frega quella, e che devono pagare lì, Tavi, Imu, Nove, che gliene fa? Il latifondo immobiliare. E noi chi siamo? I fessi. Siamo noi, i fessi. Mi scuso se c'è un vescovo da qualche parte, mi scuso col vescovo, È uno sfogo. In questo pezzo, a parte lui, siamo una coppia. Siamo un duo. Tu fai la figlia di Romina. Vabbè, che adesso sai, c'è stato un'evoluzione. Un bel pezzo che ci aggiunge la rosa, perché sta per convinzione, il pugliese. Vabbè. Oh, chi è che ha visto adesso? Ho visto un ricco. Ho visto un ricco. Attenzione che dico che sei omofobo, è un ricco. Che piangeva. E il cavallo era morto. Gli ha tagliato la testa e il cavallo era messo nel letto del ricco. Perché piangeva? Cantava così. L'imperatore via.
fatto via un emittente di 32 che è ho visto un contadino, ho portato via la folla per tenere sul microfono, no? gli hanno portato, tutti li ho portati via, l'opera mia di Rocco Siffredi, il cofanetto? No, che cofanetto, un pensiero, no. Ma lui non piangeva, no. Perché facevi lui? L'ho fumato, ridacchiamo. Era come il pazzino con la vita. Il fatto è che noi vivrà e sempre allegri bisogna stare e non piangere parlare a Dio per la cardinale diventa un cristiano e lui chiama e sempre allegri bisogna stare e non Grazie.